parlano stracci tra Annalisa Chirico e Laura Boldrini. Terreno di scontro Piazza Pulita. Nella puntata di giovedì 23 marzo sulla 7 si parla dell'emergenza migranti e della linea del PD che, a detta della giornalista, strizza l'occhio ai trafficanti di esseri umani. Bisogna trovare il capro espiatorio, esordisce la parlamentare Dem in riferimento al governo. Il decreto Cutro che si accanisce contro lo scafista quando questo è comprovato che è la persona che non ha abbastanza soldi per partire o obbligata a farlo. Il trafficante si guarda bene. Sta a casa. Verso il concorrente per reati di mafia incalza a quel punto la Chirico: voi avete simpatia? A rispondere non è però la Boldrini, quanto più Annalisa Cuzzocrea. Ma noi non abbiamo espresso simpatia. E ancora, esprimete simpatia verso i trafficanti? Torna a domandare la Chirico mentre la Boldrini si limita a rispondere. Ma cosa sta dicendo? Per la giornalista infatti la tragedia di Cutro non è responsabilità del governo, quanto più dei trafficanti di esseri umani. L'imbarcazione, stando ai testimoni, era a 100 metri dalle coste italiane. Poi però i trafficanti, vedendo delle luci e temendo di essere scoperti, hanno effettuato una manovra. Senza questa brusca manovra il barchino sarebbe arrivato sulle coste italiane. Poi il riferimento a Frontex, l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera. Il loro aereo ha detto che c'era buone condizioni di galleggiabilità. Quindi è partita la Guardia di Finanza. Mentre Malta e Grecia si rifiutano.